Ben trovati. Oggi vi parlo di come affrontare e superare uno stato di scoraggiamento interiore che, se persistente e non curato, può produrre pessimismo fino anche profonda disperazione. Le difficoltà e le tragedie che il mondo ci presenta, che spesso percepiamo in maniera distorta a causa della prospettiva imposta dalla narrazione dominante e dal linguaggio egemone, possono contribuire a renderci tristi ed angosciati. La guerra, la violenza, la povertà, la malattia sono tutti eventi che possono farci sentire impotenti e senza speranza. Ma è importante divenire consapevoli che il pessimismo non è la soluzione ai nostri mali, perché colorando il mondo di toni cupi e melanconici ci priva delle nostre energie vitali, ci rende passivi e ci impedisce di vedere la soluzione ai nostri problemi. Dobbiamo invece imparare a riscoprire, valorizzare ed attualizzare le risorse interiori luminose che ognuno di noi, per grazia divina, già possiede allo stato potenziale, e imparare a distinguere tra ciò che è nella nostra disponibilità, su cui possiamo intervenire, ovvero il nostro mondo interiore, da ciò che è esterno a noi e su cui non abbiamo potere di intervento, se non minimo. Dobbiamo sempre ricordare che il male è temporaneo e che la nostra vera natura è spirituale, costituita di eternità, sapienza e felicità. Siamo esseri spirituali, colmi di amore, compassione e perdono. Queste qualità sono la nostra vera forza. Quando siamo centrati in noi stessi, in contatto con la nostra natura spirituale, siamo in grado di affrontare le sfide della vita con fiducia e determinazione. Perciò invito tutti voi a non lasciarvi sopraffare dal pessimismo e dalla disperazione, bensì di trovare rifugio nel metaspazio del cuore, luogo di nascita, bellezza, sapienza, amore. Rimanete centrati in voi stessi, coltivate il libero arbitrio e agite secondo la vostra natura, assumendovene la responsabilità. Ricordate che il male è temporaneo e che la verità e l'amore sono destinati a trionfare. Se siete interessati ad approfondire questo tema, vi invito a leggere l'articolo completo pubblicato sul blog, che contiene maggiori informazioni e approfondimenti su queste tematiche. Grazie per l'attenzione, con fiducia e gratitudine.